fratello giapponese di Alessandro. Siamo a Roma e Pietro, l'informatico che cerca casa e tra varie peripezie la trova grazie ad un annuncio di Omero, giornalista gay che condivide con il suo futuro coinquilino la passione per la Roma. È fatta, Pietro ha trovato casa, ma non sa che il suo coinquilino Omero è gay e quando di lì a poco lo scopre dopo un bacio al compagno rimane disorientato. Ma la riconquista della sua ex diventa una motivazione forte alla base dell'amicizia che nascerà tra Pietro e Omero e che si scambiano così consigli e opinioni sui sentimenti. Ed è proprio la purezza dei sentimenti e rispetto degli individui alla base di Lui e l'altro, il cortometraggio scritto e prodotto da Max Nardani nel 2011 in collaborazione con Alba Calicchio, interpretato tra gli altri da Alessandro Borghi e Ivan Bacchi. La leggerezza del linguaggio della commedia con cui viene affrontato il tema dell'omofobia ha premiato l'impegno del regista e del suo cast, che hanno vinto il premio Artemisia Film Festival 2014 per la sezione Trincorto, proiettata oggi al Cinema Teatro San Marco di Benevento. Non è l'esaltazione dell'orgoglio gay, ma del concetto del rispetto degli altri. Incontro a Telesia Film Festival 2014 al regista Max Nardani, premio di oro. Tifi Roma davvero? Io non tifo Roma, ma non tifo Roma, non tifo Roma non perché tifo Lazio, è perché a me non frega assolutamente niente del calcio. Essere diversi è una normalità, che ormai la diversità non esiste più e che ognuno proprio si arricchisce grazie alla conoscenza dell'altro. Sono contento che a distanza di 2 anni e mezzo, 3 che abbiamo girato questo film, questo piccolo film, ci sia ancora questo interesse così forte. Poi tra l'altro fa parte di una trilogia di corti a tema sociale, per cui a me piace proprio trattare queste tematiche con un sorriso. Conciliare una tematica così importante con il linguaggio della commedia, è più facile far trasmettere, far veicolare il messaggio? Beh, è più popolare, arrivi un po' più facilmente a tutti. Interpreta la parte dell'etero omofobo che poi stringe amicizia col gay. Come si è trovato a interpretare questo ruolo? Allora, mi sono trovato innanzitutto bene, perché io sono una gabbia di matti, quindi insomma mi sono trovato molto a mio agio. Poi vabbè, a parte questo, insomma, mi fa molto piacere il fatto di essere qui dopo tutto questo tempo, perché il corto ormai è stato girato 3 anni fa quasi. Mi fa piacere il fatto che ancora dopo tutto questo tempo faccia ancora questo rumore e che giri e sia motivo di riflessione, insomma. E noi abbiamo provato a scegliere la strada più divertente, più semplice, che però nello stesso momento fosse in grado di raccontare quello che può succedere nella quotidianità di una persona. Volevo fare gli auguri a Federica, quarta L, che compie 18 anni, beata te amore. C'è una fila chilometrica, grazie, ma manco chi lo si stua. Io porto fortuna.